Bene, siamo arrivati all'ultimo studio e vi anticipo che cercherò di correre, anche se mi spiace, perché non sono abituato a correre quando si parla della parola, ma di caratteristiche ce ne sono ancora un po' e ci tenevo almeno a concludere. Quindi, avendo le slide, vedete qui i vari brani che ho citato, però ne vedremo uno solo per caratteristica. Quindi cercheremo di anticipare un po' i tempi in questo modo, però a casa o anche, perché no, anche tra voi come chiesa potete approfondire anche gli altri brani che non vedremo. Quindi fate conto che è un po' così adesso questo compito da fare a casa. Ma prima di iniziare, volevo leggere con voi un brano che abbiamo nel libro del profeta Ezechiele. Ezechiele, capitolo 33. Versetto 30 fino al versetto 33. Ezechiele 33, dal versetto 30 fino al versetto 33. Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case. Parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vengono da te come fa la folla. Il mio popolo si siede davanti a te, ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica. Perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore, di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Apparentemente non c'entra niente questo testo con quanto noi stiamo vedendo, ma mi colpisce l'atteggiamento del popolo che avrebbe assunto nei confronti del profeta Ezechiele e di conseguenza nei confronti di Dio. Che cos'è che il Signore dice al profeta? Il popolo verrà a ascoltarti. Anzi, ti farà anche dei complimenti. Ha una bella voce. Perché è il messaggio che hai portato. Ma entra di qui ed esci di là. Tu sarai per il popolo come una canzone d'amore. Bella, una bella canzone, ma che poi viene dimenticata. Fratelli e sorelle, che così non sia, che così non sia per quello che noi abbiamo ascoltato in questi giorni. La mia preghiera è che voi non abbiate ascoltato una canzone d'amore, una canzone bella, un bel messaggio. Ma come possa parlare bene questo? Parlo in generale, non sto parlando di me. Come parla bene questo fratello? Però poi torno a casa e tutto è come prima. Se fosse così, questo problema sarebbe stato inutile. Fratelli e sorelle, quello che noi ascoltiamo, siamo chiamati a mettere in pratica. E l'esperienza che ha fatto il profeta Ezechiele è una esperienza molto triste. E questa esperienza non la possiamo fare noi. Allora, siamo arrivati a questa qualità dignitoso. Non andiamo a leggere i brani, cerchiamo di anticipare i tempi, però l'abbiamo già letto diverse volte, quindi lo conosciamo. Allora, come deve essere una guida? Come deve essere un conduttore, un pastore? Pastore intendo non come titolo, no? Ma come ruolo, come compito all'interno della Chiesa locale. Allora, abbiamo visto irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, dignitoso. In greco cosmio, che vuol dire
vivere con decoro, vivere in modo ordinato. Sappiamo vero che il Signore è il Dio dell'ordine, non è il Dio della confusione. Questo ci viene ricordato in 1 Corinzi 14, versetto 40. Paolo dice: Dio non è un Dio di confusione, è un Dio di ordine. E pertanto Dio pretende che anche i suoi figli vivano in modo ordinato, in un modo dignitoso, in un modo decoroso, non semplicemente un decoro esteriore, ma soprattutto un decoro interiore, che, attenzione, si trasmette poi all'esterno. Purtroppo, vedete, una delle trappole, uno dei pericoli oggi più seri che stiamo correndo è il pericolo dell'apparenza. Andate a studiare le 7 lettere che abbiamo in Apocalisse 2:3 e troverete che c'è molta apparenza in qualche chiesa di quelle 7. Ad esempio, Sardi, tu hai fama di vivere, ma sei morto. La chiesa di Efeso, una chiesa che si affaticava tanto per il Signore, ma verso la quale il Signore dice: tu hai abbandonato il primo amore. C'è tanta apparenza. E questa è una trappola. Sapete, è una trappola talmente seria che persino un profeta intelligente e saggio come Samuele ci cade. Che vi ricordate quando Samuele andò a casa di Isai perché doveva il Signore gli doveva rivelare chi fosse stato il successore di Saul? E quando Samuele incontra il primogenito di Isai, pensava di averlo trovato subito. Ma che cosa gli dice il Signore? Samuele, procedi, vai avanti, non ho scelto lui, perché vedi, tu guardi l'apparenza, ma io guardo il cuore. Dio ci conosce, fratelli e sorelle, in un modo perfetto, e sa se noi ci stiamo comportando in modo dignitoso. Abbiamo detto ieri che anche chi non conosce Dio non è stupido. Gli occhi segnati per vedere e per fare delle valutazioni. E anche chi non conosce Dio, anzi soprattutto chi non conosce Dio, vedrà quella differenza che passa tra un figlio di Dio e un figlio delle tenebre. È una differenza che è talmente evidente che non può non accorgersene. Allora, leggiamo soltanto Tito 2:7. Tito capitolo 2 e versetto 7. L'Apostolo Paolo sta dando delle raccomandazioni molto importanti, non soltanto a Tito, ma ad esempio nei versetti precedenti l'Apostolo parla dei vecchi, cioè di coloro che sono avanti in età, parla delle donne anziane, delle donne di età, come devono comportarsi. E a un certo punto dice, leggendo dal versetto 6, esorta ugualmente i giovani. Si parla di curare i giovani, e sono contento di aver visto che qui avete un nutrito gruppo di adolescenti che state curando, mi fa molto piacere. Esorto ugualmente i giovani a essere saggi, attenzione, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Come possiamo esortare gli altri? Possono essere giovani, meno giovani, uomini, donne, fratelli, sorelle. Come possiamo esortare gli altri se non, prima di tutto, presentando noi stessi come esempi di vita? Quando noi esortiamo, è come se noi stessimo dicendo ai nostri vivi come me, ti esorto a vivere come sto vivendo io, ti esorto ad avere gli stessi desideri che ho io. Questo sta dicendo Paolo, quando Tito dice presenta te stesso, cioè vuol dire presentati come esempio di vita. Gli altri possono dire che noi siamo esempi di vita cristiana, gli altri possono dire che siamo esempi
presuntuosi di dignità. Com'è il nostro parlare? Com'è il nostro linguaggio? Abbiamo parlato ieri, vero, della bocca. È il nostro linguaggio un linguaggio sano? La nostra lingua è strumento di benedizione? O qualche volta strumento di maledizione? Perché vedete, maledizione vuol dire dire male, etimologicamente, uguale a maledicenza, uguale a calunnia. Perché l'avversario resti confuso, certo. Come può Satana attaccare un figlio di Dio spirituale? Non può. Un figlio di Dio che cammina nei sentieri del Signore è inattaccabile, irreprensibile, abbiamo detto ieri, inattaccabile. Non soltanto gli uomini non lo possono attaccare, nemmeno Satana lo può attaccare. Nemmeno Satana. Siamo attenti, fratelli e sorelle, a sopravvalutare Satana. Non dobbiamo sopravvalutarlo, è vero, ma neanche sopravvalutarlo. Perché Satana ha dei limiti, eh? Satana è un nemico furbo, astuto, potente, quello che vogliamo, anche se già sconfitto. Ma attenzione, non è un potente, eh? Ha dei limiti Satana. E Satana non può attaccare chi si riposa nel Signore, chi cammina nella fedeltà nei confronti del Signore. Questo è un dettaglio molto importante. Pertanto, domandiamoci, non soltanto per le nostre guide, non soltanto se i nostri conduttori, i nostri anziani, i nostri pastori sono uomini dignitosi. Certo, loro in primis, ma mi devo anche chiedere, io sono dignitoso? Ho una vita dignitosa, ordinata, decorosa? Da un punto di vista cristiano, dal punto di vista etico, andiamo avanti. Ospitale. In realtà ospitale è una traduzione a equivalenza dinamica, si dice in termini, cioè si vuole esprimere più che altro il senso. Però in realtà è letteralmente philoxeion, vuol dire voler bene allo straniero. Il contrario del razzismo, no? Philoxeion, voler bene allo straniero, aiutare quindi lo straniero. Questa è la traduzione letterale. Pertanto qui l'Apostolo Paolo sta facendo riferimento non soltanto all'ospitalità nei confronti di fratelli e di sorelle che noi conosciamo, ma anche di persone. Ora, a quei tempi, sapete che c'era il miscuglio giudei e gentili. E quando la Chiesa nacque, il Signore ha dovuto risolvere un grosso problema. Leggete i capitoli da 1 fino al capitolo 10 del Libro degli Atti. E scoprirete che il Signore ha dovuto risolvere almeno 3 problemi molto seri. 1. Il fatto che i giudei credessero nel Gesù Messia. 2. Il fatto che i samaritani entrassero e facessero parte della Chiesa. Sapete che tra gli ebrei e i samaritani c'era un odio secolare. Per non parlare, terzo problema, dei gentili. E ricordate quando Pietro gli viene comandato dal Signore di andare in casa di un gentile. Ma quando mai? Ma io non ho mai messo piede in casa di un gentile. Il Signore l'ha potuto letteralmente costringere. Pietro c'è andato sotto costrizione, da Cornelio, non ci voleva mica andare. Ma quando ci andò, Pietro fece la più grande scoperta della sua vita. Lo Spirito Santo non è soltanto per Israele. Lo Spirito Santo è nato anche ai gentili. Pensate, 2000 anni fa, che cosa voleva Dio predicare ai giudei? Che lo Spirito Santo era nato anche ai gentili. Cioè, qualcosa di impressionante. Noi non possiamo capirlo, eh? Per noi è qualcosa di scontato, ma 2000 anni fa, no? Tanto che hanno dovuto fare una conferenza, eh? Gli apostoli, possiamo dire la prima conferenza storica della Chiesa, dove Pietro ha dovuto spiegare il perché è andato
la nostra ospitalità. Certo, in primis, le guide devono essere ospitali. Ma questo vuol dire che gli altri non lo devono essere? Allora, io credo che queste sono esperienze, situazioni che personalmente ho visto, che l'ospitalità è un servizio che viene svolto da pochi. In ogni chiesa sembra che ci siano le famiglie adibite a questo ruolo, le altre no. In piano 10 famiglie, 2 famiglie ospitano, aprono le porte delle loro case e le altre famiglie tengono le porte chiuse. Ora, qui non abbiamo nella parola, perché non c'è soltanto il pastorale che parla di ospitalità. Se noi mettiamo insieme tutti i testi, per quanto riguarda l'ospitalità, si viene presentata come comando, non come qualcosa che posso fare o non posso fare. È un comando. Perché ha dei risvolti e ha delle conseguenze straordinarie. In Ebrei 13:2 guardate cosa dice l'autore. Dal versetto 1: l'amore fraterno rimanga tra di voi, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli. Vedete, una delle scelte che io e mia moglie abbiamo fatto quando ci siamo sposati è stata proprio quella di aprire le porte della nostra casa. E vi devo dire che di benedizioni ce ne sono state veramente tante. Perché non è benedetto soltanto colui che è ospitato, è benedetto anche colui che è ospitato. Ed è qualcosa di molto, molto bello. Sapete, in quel momento di questi giorni, io sono 26 anni che giro per assemblea. Ma se non ci fosse stata qualche famiglia che gli avesse aperto le porte della sua casa, come facevo a girare per l'assemblea? Come facevo a svolgere questo ministero? Non l'avrei potuto. In questi 26 anni ci sono state delle sante famiglie che mi hanno ospitato anche per 2, 3, 4, 5 giorni. E ho potuto notare l'amore e l'affetto di queste famiglie. Tant'è che, non so se chi è su Facebook lo ha visto, 2 giorni fa ho voluto proprio scrivere un post di ringraziamento pubblico per tutti coloro che in questi anni mi hanno ospitato. Se non ci fosse l'ospitalità, tante cose la Chiesa non potrebbe fare. I servi del Signore non potrebbero servire se non ci fosse l'ospitalità. Cosa avrebbe potuto fare, ad esempio, l'Apostolo Paolo, se non ci fossero state delle famiglie, come ad esempio Aquila, Priscilla e altri, addirittura rischiando la loro vita, perché Paolo era un ricercato, rischiando la loro vita per ospitare questo figliolo di Dio, questo servo del Signore, non avrebbe potuto fare niente Paolo, o pochissimo, se non ci fosse stato, se non ci fossero state delle famiglie che l'avrebbero accolto, rischiando la loro stessa vita. Non è un'ospitalità a basso prezzo, è un'ospitalità a caro prezzo. A caro prezzo. Nel dopoguerra mi ricordo che i miei nonni, sia i miei nonni materni sia i miei nonni materni, sapete, quando in periodo dei partigiani tedeschi e via dicendo, ebbene, i miei nonni mi raccontavano che loro non guardavano se aveva bisogno di aiuto un partigiano o se aveva bisogno di aiuto un tedesco. La porta della loro casa era aperta e tantissimi uomini sono stati aiutati dai miei nonni. Non guardavano il colore della razza, non guardavano se uno era amico o nemico.
Anche cristiano, perché tante volte hanno dovuto ospitare delle persone che si accadono della polizia. Io credo che dobbiamo prendere esempio da questi esempi di vita cristiana. Andiamo avanti, abbiamo già parlato abbastanza su questo, quindi non mi voglio prolungare. Capace di insegnare, didattico in greco, cioè proprio da cui deriva la nostra parola didattica, no? Che è appunto l'insegnamento. Voglio solo soffermarmi su un brano che abbiamo in Esdra, capitolo 7 e versetto 10. Esdra, capitolo 7 e versetto 10. E qui il testo ci presenta, possiamo dire, la carta d'identità dell'insegnante. Qui abbiamo un esempio veramente straordinario. È scritto: poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Ecco chi ha insegnato. Il testo qui ci dice che Esdra si era dedicato con tutto il cuore. Fratelli e sorelle, portare un messaggio, come sto facendo io in questo momento, come fanno in questo momento tanti fratelli, tante assemblee, non è una cosa di poco. Sapete che cosa ci sta dietro a un messaggio di 40 minuti? A un messaggio di 40 ore, di un'ora, di 20 minuti, mezz'ora, al di là del tempo. Ci sta tempo di preghiera, delle volte anche tempo di pianto e impegno nello studio della parola. Non è qualcosa, non è un messaggio che scende dal cielo così, è un messaggio che scaturisce dalle viscere, dall'interno, quando lo Spirito Santo parla nel nostro cuore. Ma noi, intendo noi servi di Dio che abbiamo questo impegno, ci dedichiamo allo studio della parola. E se c'è qualcosa che non capiamo, chiediamo a Dio insistentemente che ci riveli ciò che Lui ha detto. Nel libro del profeta Zaccaria, ad un certo punto, vedete il profeta che continua a fare la stessa domanda. Che domanda fa il profeta Zaccaria? Ricordate? Signore, cosa vogliono dire queste cose? Soltanto dopo che il profeta ha fatto questa domanda, ha rivolto questa domanda a Dio, Dio gliela spiega. Vi ricordate i discepoli quando il Signore Gesù racconta la parabola del seminatore? Perché Gesù vuole la spiega? Non tutte le parabole sono spiegate da Gesù, Non tutte. Qualcuna sì, qualcuna no. La parabola del seminatore è spiegata dal Signore. Perché? Perché i discepoli si sono avvicinati a lui e gli hanno chiesto: Signore, ci spieghi la parabola del seminatore? E Gesù gli ha spiegato. Questo dobbiamo fare. In questo caso mi rivolgo ai fratelli. Questo dobbiamo fare, fratelli, ma anche voi, sorelle, che studiate la parola, chiedete a Dio di spiegarla mediante lo Spirito Santo, che rivela le cose sue, che rivela le cose sante del Signore. È Dio che ci spiega la sua parola. Giovanni dice nella sua prima lettera che noi abbiamo un insegnante per eccellenza, che è lo Spirito Santo, l'insegnante per eccellenza. E Gesù, prima, poco prima che lui se ne tornasse al Padre, che cos'è che ha detto? Io me ne vado, ma verrà a voi un consolatore che vi spiegherà tutte le cose che mi riguardano. Capace di insegnare. Una Chiesa che sia formata su tutto il consiglio di Dio. Dicevamo nei giorni scorsi, in modo tale che questa Chiesa sia preparata per affrontare anche situazioni delicate e dolorose
ma sempre secondo la parola del Signore. Qui arriviamo veramente all'etica. All'etica. Guardate che è molto sottile. Adesso vi dico qualcosa. Dice qui Paolo: non dedico al vino né violento, ma sia mite. In greco e pieche, mite, gentile, non religioso. Allora, io credo che tutti voi facciate delle armi, no? Nella chiesa di Livorno non fate armi qualche volta. È buono il vino della Toscana? Toscana. È buono, no? Io ve lo dico la verità. Io veramente non corro il rischio di cadere in questa trappola, perché io sono quasi a segno. Quasi, perché un mezzo bicchiere lo bevo, ma già dopo un mezzo bicchiere comincia la testa a girare, quindi è meglio che io il vino non lo bevo. Non fa per me. Qui non abbiamo però una condanna al bere vino. Qui abbiamo una condanna all'essere dediti al vino. È una cosa diversa. Ci sono dei credenti, ad esempio in Romania, negli Stati Uniti, che loro non vogliono vedere bottiglie di vino sulla tavola, perché vedono quella bottiglia di vino ricorda l'ubriachezza. Allora, piuttosto ci dico: guarda, la lista del vino, mi puoi dare del mosso d'uva? Se voi andate in qualche chiesa americana, loro invece del vino hanno il mosso d'uva. Cosa dice l'apostolo Paolo quando parla dei cibi? Devo scandalizzare il mio fratello, ti metto il mosso d'uva. Non mi pesa per niente. Invece di metterti il vino, ti metto il mosso d'uva. Ok. Però io voglio bere un bicchiere di vino, non posso bere. Anzi, è risaputo che il vino fa bene al cuore, no? Per avere le sostanze che il vino ha. Però, tra il bere un bicchiere di vino e il bersi una bottiglia, passa. E io, fratelli e sorelle, sono stato in certi anni dove un fratello si scolava una bottiglia di vino. Dei fratelli si scolavano una bottiglia di vino. Allora, io non sono, come si suol dire, il bacchettone di turno, ma qui l'apostolo Paolo mi sta dicendo che io non devo essere dedito al vino. Cioè, che questa attenzione vale anche, se vogliamo, per ogni esagerazione che ha a che fare con il mio stomaco. Può essere il cibo, può essere tutto quello che sì è un piacere per l'uomo, ma non deve diventare una passione iniqua. Io, fratello e sorelle, mi spiace dirlo, ma io non posso il cognome, quindi. Però mi sono trovato in situazioni dove i fratelli poi quando si alzavano dovevano tenersi al tavolo perché non riuscivano a camminare bene, perché è troppo scolarmi una bottiglia di vino. Conta il mosso, che diciamo il grado alcolico è quello che è, conta il vino. Allora, queste sono indicazioni, qualcuno magari potrebbe anche sorridere, ma una guida, un esempio nella Chiesa deve essere esempio anche a tavola, ok? Deve essere esempio nella sua, nel moderarsi a tavola, perché gli altri lo guardano. Immaginatevi, sembra un non credente, a un certo punto fratelli si alzano, qualcosa, cioè, non credo che questo non credente abbia una bella testimonianza, che ne dite? Allora, quando noi arriviamo a queste caratteristiche, non saltiamo, diciamo così tanto, no, è un tratto. Se l'apostolo Paolo ce l'ha scritto, vuol dire che è possibile. E poi si parla della violenza. Quando si parla di violenza, noi pensiamo a tirare i pugni, no? A stendere l'arco. No, la violenza non è soltanto prendere a pugno una persona. La violenza può anche essere verbale. La violenza può essere dire parole offensive all'intenzione. E veramente, nel corso di questi anni, ho visto, ho anche sentito, di situazioni molto tristi in quel senso. La mitezza, fratelli e sorelle, la mitezza, la gentilezza d'animo è veramente una caratteristica fondamentale. In Seconda Corinzi 10:1, leggiamo solo questo brano, poi tutti gli altri li potete leggere a casa.
L'Apostolo Paolo, in queste due lettere, che in realtà sarebbero tre, ma una è andata persa, ecco perché si parla di due lettere corinzi. L'Apostolo Paolo veramente ha bastonato questa chiesa come nessun altro. Bastonato. Nella sua prima lettera la chiesa di Corinto era praticamente a terra, a terra. Nella seconda lettera scopriamo che la chiesa di Corinto si era avveduta di molte cose. E Paolo qua dice: io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la lunghezza di Cristo. Io che quando sono presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. Sapete che il problema che Paolo inventa in questa seconda lettera era il fatto che alcuni falsi apostoli dicevano che Paolo non era un apostolo e i corinzi rischiavano di essere ingannati da questi delinquenti spirituali. Rischiavano di essere ingannati. Allora Paolo che cosa dice? Allora, da un lato c'è un vulcano dentro di me, no? C'è un vulcano dentro di me, io vorrei, dice, procedere con ardore nel vostro confronto. E l'ho fatto nella prima lettera. Ma ho un controllo, per la lunghezza di Cristo mi trattengo. La gente, come Cristo si comporterebbe? Fatevelo questa domanda, cioè, quando state discutendo, quando c'è discordia, quando ci sono certe situazioni delicate che dobbiamo vivere, domandatevi cosa farebbe Gesù, cosa direbbe Gesù, come si comporterebbe Gesù. Guardiamo Gesù come si comportò con i suoi discepoli. Ma quante volte Gesù avrebbe dovuto sbattere per terra? Quante volte? E mancanza di fede, e incredulità, e Gesù nel Getsemani che dice: potete stare svegli un po' con me, Gesù torna, non siete stati neanche un'ora per ridare con me. Nel momento in cui Gesù viene arrestato, scappano tutti, soltanto Giovanni lo troviamo dai piedi della croce. Pietro che rimane il Signore, gli altri non erano tanto diversi. Ma cosa avrebbe dovuto fare il Signore? Cosa avrebbe dovuto fare? Cosa avremmo fatto noi nei loro confronti? Quando Gesù prende Pietro nel Vangelo di Giovanni e per tre volte gli dice: Simone Giovanni, mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Quando Gesù stava parlando a Pietro, sono convinto, non gli stava parlando in modo arrabbiato, gli stava parlando sì con fermezza, ma anche con dolcezza. Cosa avrebbe dovuto fare il Signore? Quando là sulla barca osano dire al loro maestro: Signore, ma non ti interessa niente di noi? Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto. Lui, da lì a poco, quel maestro, da lì a poco, avrebbe dato la sua vita per loro e per tutti noi. E loro osano dire: non ti interessa di noi. Come ci saremmo comportati per questo? Ma io avrei detto: sentite, arrangiatevi, io me ne vado a scegliere degli altri. Arrangiatevi voi. Grazie a Dio che io non sono il Signore Gesù. Il Signore Gesù mi ha sopportati. Mi ha sopportati. Anzi, è scritto che li ha amati fino alla fine. Cosa vuol dire essere quindi vivi? Non vuol dire stare zitti, attenzione. Non vuol dire non denunciare il peccato, no? No. Essere vivi vuol dire che io con gentilezza, con dolcezza d'animo, ti presento la parola di Dio. Non c'è bisogno che ti sbatti un risultato. Non c'è bisogno che io alzo la voce. Io ti predico la parola, denuncia il peccato che tu hai commesso con dolcezza, con vita.
intesa. Vuoi litigare con me? Vuoi discutere con me? Prendo, abbiamo detto ieri, e mi vado. E in quel modo si evitano i litigi. Certo, magari la situazione non si risolve, perché se il peccato, se non c'è l'avvenimento del peccato, la situazione non si risolve, no. Ma come guida, come conduttore, tu non puoi dire che io mi sono comportato in un modo violento, mi sono comportato con dolcezza, ma ti ho detto il costo, con fermezza e con decisione. Altra qualità molto molto importante, dice non attaccato al denaro. Quindi non avanza. L'avarizia può essere un peccato molto subdolo, nascosto, ma che poi ad un certo momento viene fuori. Una guida non può permettersi di mettere la Chiesa al secondo posto e al primo posto i suoi interessi personali volti alla ricchezza. Ci sarebbe veramente tantissimo da dire, ma ad esempio oggi vanno di moda i telepredicatori, vanno di moda certi personaggi che veramente navigano nell'oro, navigano nell'oro, predicando un Vangelo che è tutto da discutere. Però vedete, l'avarizia può anche essere vista non soltanto da un punto di vista economico, ma semplicemente dall'egoismo che noi possiamo manifestare nei confronti degli altri. Cosa dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 2? Pensate prima di tutto agli interessi degli altri, non ai vostri, agli interessi degli altri. Una guida si interessa degli interessi degli altri. Non che non deve pensare ai propri interessi, ai propri problemi, alla propria famiglia, ma c'è un ordine di priorità. E poi dice che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Qui mi devo fermare un po'. Allora, vi siete mai posti la domanda: un anziano, una guida, un pastore deve essere necessariamente sposato? Ve la siete mai posta la domanda? Sì o no? Perfetto. Ma mazza. Che problema c'è? Qui c'è scritto addirittura prima è scritto marito di una sola moglie. Quindi. E voi sapete, credo che sappiate, che ci sono delle assemblee, delle chiese che hanno anziani ciechi, che non sono sposati. Qual è la giustificazione che viene presentata? Beh, non ci sono mica solo io. C'è un altro, sono in tre, sono in quattro, gli altri sono sposati con figli, io sono sempre. Quindi insieme cerchiamo di compensarci. Allora, in questi tre giorni qualcuno di voi è venuto da me e mi ha parlato, mi ha presentato delle problematiche. Ora, se io fossi stato cieco, con quale autorità, certo l'autorità della parola rimane, ma autorità a livello di esperienza, potevo presentare a voi, se io vi avessi predicato, la guida deve essere marito di una sola moglie, e io sono sempre. Cioè, voi come mi avreste visto? Sì, è vero, stai dicendo il giusto, ma tu non puoi portare nessuna esperienza di vita, non sai cosa vuol dire essere sposato, tu non sai cosa vuol dire gestire una moglie, gestire dei figli, non lo sai. Se, punto numero due, come fa una chiesa a provare dei potenziali fratelli che Dio ha costituito guide se non sono sposati? Visto che qua l'Apostolo Paolo dice: se tu non sai governare la tua famiglia, tu non puoi governare la Chiesa di Dio. Ma se io non sono sposato, la Chiesa che punti
agricola? Nessuno! Come fate a sapere se tu sai governare la tua famiglia se non ne hai una? Non è possibile! I figli non sono obbligatori, ma la moglie sì. Infatti il comando è marito di una sola moglie. Poi qua è, come posso dire, nel greco non è visto come comando, ma per il fatto che allora tutti avevano figli e pertanto quei figli devono comportarsi in un modo che adesso da poco vedremo. Ma sicuramente devi avere una moglie. La Chiesa deve vedere come tu ti comporti con tua moglie, come tua moglie si comporta con te e se tu sai dimostrare all'interno della tua casa che sei il capo famiglia. Questa è la Chiesa. Vederlo, se non lo vede, non può riconoscere. Credo che sia abbastanza chiaro la cosa. Allora, leggiamo Colossesi 3:21 a proposito dei figli. Magari qui leggiamo qualche parola in più. Ci sarebbero veramente tantissimi brani da leggere. Anzi, leggiamo 18:21, che qui abbiamo tutta la famiglia. Versetti 18:21. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro con violenza. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padre, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggiano. Qui abbiamo tutta la famiglia. Paradossalmente si parla dalla moglie. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Allora, cosa la Chiesa deve vedere in una coppia? Deve vedere che la moglie, nei confronti del suo marito, attenzione, consacrato, fa un passo indietro. Un passo indietro. Ruolo decisionale, ruolo di governo della famiglia è sia del marito che sia della moglie. Se ci sono dei figli, padre e madre intervengono nell'educazione familiare, ma la moglie fa un passo indietro. Tiene sempre conto del suo ruolo di sottomissione. Che sottomissione non vuol dire che la moglie deve stare zitta, che la moglie non deve essere interpellata, perché anni fa questo ruolo di sottomissione era un po' visto così. Anni fa. Ma non è la sottomissione biblica. Il marito deve avere la capacità spirituale di correggere la propria moglie, laddove la moglie si deria, quindi non fare sconti a nessuno, se è una guida, denunciare anche pubblicamente il peccato in famiglia, se c'è il peccato in famiglia, e se è il marito che si deria, la moglie va dal suo marito e gli dice: vergogna. Vergognati di quello che tu stai facendo. Sappi che io sono chiamato a obbedire a Dio prima di ogni altra cosa. Ricordiamoci di questo, eh? La sottomissione di una moglie nei confronti del marito non sopravanza mai la sottomissione che deve avere nei confronti del Signore. Se un marito vuole disubbidire a Dio, la moglie non lo segue, eh? Io devo. Ma se stiamo parlando di un marito consacrato, allora la moglie sarà privilegiata, non schiavizzata, privilegiata nel seguire un uomo così. Tant'è che nel versetto 19 Paolo dice: mariti, amate le vostre mogli, e nel brano di Efesini dice: come voi stessi. Dando voi stessi, donando voi stessi per le vostre mogli. Quando una donna si trova di fronte ad un uomo che è disposto tutto per lei,
Io non sono donna, ma io credo che con la donna sia un privilegio poter essere sottomesso a un uomo così. Non so, quindi mia sorella. Un uomo che è disposto a tutto per voi, che vi ama più di lui, più di se stesso. Io credo che sia un privilegio. Quindi, i figli, e qui ci sono diversi ragazzi, cari ragazzi, voi siete chiamati ad obbedire ai vostri genitori. Qualunque cosa vi chiedano, a meno che, anche per voi figli, ma è la stessa cosa, a meno che non vi chiedano qualcosa che va contro Dio, che va contro la sua parola. Se sono genitori credenti, sarà molto difficile che vi chiederanno qualcosa che va contro la volontà del Signore. Allora, che cosa deve vedere la Chiesa? Abbiamo detto nei confronti della propria moglie questo comportamento e nei confronti dei figli. Che cosa vuol dire che i figli devono essere sottomessi e pienamente rispettosi? Non si sta parlando di conversione. La conversione qui non c'entra niente. Perché la conversione rimane una scelta personale. Io posso educare mio figlio, i miei figli, per tanti anni, sono convinto che il seme della parola rimarrà nel cuore, ma la conversione, io posso anche dare la mia vita per i miei figli, ma non servirà per niente, perché la conversione è personale. Quindi la Chiesa non deve valutare i figli del nostro anziano, sono credenti? No. La domanda che la Chiesa si deve fare è: i figli del nostro anziano ubbidiscono al padre, ubbidiscono alla madre? Se ad esempio un anziano di chiesa dice al proprio figlio torni alle 10 di sera e questo figlio si ritorna alle 4 del mattino ed è una cosa ripetuta, la Chiesa deve andare dal suo anziano e dire: senti, perché tuo figlio si comporta? Non è che ubbidisce tanto, eh? E questo purtroppo, questo atteggiamento del figlio screta l'autorevolezza della guida, capite? La screta. Pertanto la Chiesa deve vedere che i figli di questa coppia, marito, guida, moglie, aiuto convenevole, ubbidiscono ai genitori, sono sottomessi, sono rispettosi dei loro genitori. Magari non sono credenti, però sono rispettosi. Se si convertiranno, ovviamente ancora meglio. Ma qui non si parla di conversione per il motivo che appunto ho spiegato. È bello quello che leggiamo in Deuteronomio 4:40. Delle volte mi giro perché dallo schermo il riflesso di colori non riesco a leggere bene. Deuteronomio 4:40, bellissimo questo brano, dice: osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. In un altro brano ancora è scritto, ed è un comandamento rivolto ai padri: padri, istruite i vostri figli sempre e dovunque voi li troviate. Ma prima di tutto, i comandamenti del Signore devono essere come un braccialetto sul tuo polso e nella tua mente. Certo, noi non possiamo garantire la conversione dei nostri figli, ma possiamo aiutarli molto perché facciano una scelta giusta. Possiamo aiutarli molto. Allora, com'è l'educazione spirituale che noi come genitori stiamo dando ai nostri figli? Parliamo sempre del Signore Gesù ai nostri figli, fin da piccoli. Fin da piccoli. Non c'è la certezza matematica, però c'è un'altra probabilità. E faranno la scelta giusta. Andiamo avanti
E qui si parla della cura pastorale. Dice l'Apostolo Paolo, sempre nel versetto 5 di Prima Timoteo 3, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che cosa vuol dire questo? Che un collegio anzianale deve pensare prima di tutto alla cura pastorale dei credenti, esattamente come fa un pastore che va a nutrire le sue pecore. Da quello che ho potuto notare, è il servizio meno svolto e pensate, è il più importante. E poi ci domandiamo perché le chiese hanno problemi. Ah, chissà. Certo, se tu non vai a nutrire una pecora, la pecora muore. Cura pastorale. Allora, qualche indicazione. Un conduttore, un pastore, un anziano, un sorvegliante, tutti noi che abbiamo aperto in questi giorni, deve spendere impegno, fatica per curare ogni membro della Chiesa locale, per curare ogni famiglia della Chiesa locale. Ci possono essere delle famiglie che sono più mature, famiglie che sono meno mature, ovviamente quelle che possono camminare con le loro gambe non è che non devono essere curate, ma la cura sarà inferiore, perché tu sei da capace di camminare con le gambe. Io mi devo preoccupare di chi ha delle lacune, ok? Cioè ci deve essere un ordine di priorità, senza ovviamente disinteressarci di quelle famiglie che stanno camminando bene da un punto di vista spirituale. Ma qui c'è una cosa importante. Allora, io posso voler curare la Chiesa, però la Chiesa deve desiderare di essere curata. Cioè, io posso proporre, ma se c'è una famiglia che ad esempio mi dice Andrea, io la Bibbia non la voglio leggere, io posso dire cara famiglia, guarda che in settimana sei libera perché vorrei leggere un po' la Bibbia con te, e questa famiglia mi dice no, guarda, non serve, siamo stanchi, lavoro, una cosa, e una, e due, e tre, e quattro. Alla quinta, responsabilità vostra, non sono io che non ti voglio curare. Se tu qui non vuoi essere curato, è una cosa diversa. Perché nelle chiese purtroppo ci sono questi due problemi: guide che non curano, chiesa che non vuole essere curata, famiglie che non vogliono essere curate. Si devono incontrare le due parti. Quindi il pastore che si dedica, il pastore che chiede, io ti voglio curare, ti voglio aiutare nella tua crescita spirituale. A me sta bene così. Io non voglio crescere, voglio rimanere così. Scelta tu. Ma nessuno potrà dirmi che io non mi sono proposto, che io non mi sono comportato come guida. Secondo, che cosa vuol dire curare la famiglia? Ma mettiamo la famiglia e dice sì, Andrea, voglio crescere in conoscenza. Ok. Allora questo implica fare studi biblici individuali con le famiglie, interessarsi dei loro problemi, mostrando sempre se stesso come esempio da seguire. Perché fare studi biblici individuali? Perché vedete, nelle chiese locali non è che si affrontano tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Magari una famiglia ha bisogno di approfondire un concetto, di approfondire un argomento spirituale. Allora, quanto sarebbe bello? Una famiglia dice, va bene, ma vengo a casa tua e approfondiamo questo argomento. Di cosa vuoi parlare? Sulla Trinità? Sullo Spirito Santo? Su come vivere nella Chiesa? Quanti argomenti ci sono? E allora approfondiamo insieme. Perché negli incontri programmati delle Chiese non si affrontano tutti gli argomenti. E gli studi biblici individuali sono una bella opzione. Interessarsi di loro. Quando una guida, quando un pastore ha confidenza con la Chiesa, i credenti non faranno fatica ad andare dalle loro guide e dire abbiamo questo problema. Può
può essere un problema con i figli, può essere un problema di coppia, problemi all'interno del matrimonio. Certo, e mi rendo conto, ci vuole coraggio nel esprimersi in tal senso, ma vedete, è molto meglio chiedere aiuto, piuttosto che orgogliosamente non chiederlo e poi arrivare a un punto di non ritorno. Perché questo io personalmente, insieme alle moglie, ho sperimentato. Anni fa una coppia chiamò io e il suocero, che siamo gli anziani della chiesa, andavamo a trovare questa coppia, e questa coppia ormai era arrivata ad un punto di non ritorno. Ma scusate, abbiamo detto, da quanti anni è che siete in questa situazione? Sono 6-7 anni e ci sono venuti soltanto adesso. Qualcuno potrebbe chiedere, ma come avete fatto con una coppia? E non siamo mai venuti in casa. Vogliamo leggere la Bibbia insieme? Vogliamo pregare insieme? No, stiamo bene così. Ok? Conseguenza, divorzio. Siamo noi che scegliamo chi vogliamo essere. Siamo noi. Ma è molto, molto importante, fratelli e sorelle, stabilire questo rapporto di confidenza intima tra guide e chiesa. Nessun membro della Chiesa si deve sentire escluso da questa cura. Cioè, una guida deve curare anche fratelli e le sorelle un po' antipatiche, non gli vanno a genio. Qui non c'entra simpatia e antipatia. La guida deve essere nei confronti di tutti. Nello stesso tempo, ogni membro deve sentire il desiderio di essere curato e di crescere spiritualmente. Abbiamo detto, le due parti si devono incontrare. Guardate, noi abbiamo un fratello che, se Dio vorrà, il prossimo anno si battezzerà, e dovreste vedere la passione che ci sta mettendo nel crescere di conoscenza. Lui è sui social, tanto sicuramente mi seguirà, quindi sa che tornerà. Si chiama Manuel. Lui è sui social e delle volte, anzi tante volte, fa delle riflessioni sul personale. Dovreste leggere le riflessioni che fa. Io una volta ho detto, ma Manuele, ma hai fatto un copia e incolla? No, sono riflessioni mie. Io sono rimasto a bocca aperta, ma Manuele, ho detto, ti faccio i complimenti, ma che belle riflessioni che stai facendo. Ho detto, Andrea, sai, quando torno a casa dal lavoro, sono le 10 di sera, alle 11 mi metto a studiare la parola. 11 di sera. Fino a quando? Le volte sono l'uomo finito a l'una e di notte. Passione, fame. Quando una fame mangia, questa è fame della parola, perché cioè, e non è l'unica detto io, è